ma che ovviamente formerà l'oggetto di un apposito stabilimento del prefetto, perché il prefetto che può appunto porre l'esercizio alla viabilità in particolare in questo caso sulla vela. Il prefetto che ovviamente dovrebbe essere la Tessano, che diciamo così ha dato l'avvio a questi lavori con il comitato provinciale della sicurezza pubblica, che si è svolto con grande anticipo, proprio a sottolineare la sensibilità, l'attenzione sull'aspetto sicurezza che appunto il prefetto ha avuto su questa gara. Dicevo quindi, dopo il comitato di sicurezza pubblica, poi abbiamo svolto una serie di tavoli tecnici, quindi veniamo poi alla gara. Le limitazioni, dicevo, sostanzialmente si condensano in questo, nel fatto che in un breve tratto l'Aurelia per alcune ore, dalle 13 sarà chiusa al traffico, nel tratto tra Bivio per Poggi di Imperia fino a Santo Stefano e quindi all'altezza del Monte di Regali. Ovviamente questo che cosa comporta? Comporta il fatto che bisogna creare sistemi di trasporto di quanti non possono raggiungere il luogo della gara con i mezzi propri. Quindi abbiamo previsto delle aree di parcheggio, di intese per i mezzi locali e con la linea di trasporto che si è previsto un servizio di bus in avetta per spostare questi automobilisti verso il luogo della gara. Altre limitazioni particolari alla viabilità, significative, non ce ne sono, se non nei luoghi propriamente interessati dalla gara, che sono ovviamente Sanremo, Arta di Taggia e San Lorenzo Mare, che è il punto dal quale parte propriamente il giro. Per quanto riguarda precisazione, poi per quanto riguarda, abbiamo curato ogni aspetto, vedete qui anche come andate dalla cartella di porto, come andate a fine, perché con il 118 abbiamo pensato anche all'aspetto sicurezza in mare, e quindi abbiamo pensato anche ad un coordinamento che ci aspettiamo superfluo, inutile, però abbiamo pensato anche alla ipotesi di eventuali soccorsi da poter realizzare via laser.